sono Andrea Trinchieri, solitamente faccio un altro mestiere. Volevo fare una cosa che non riesco mai a fare quando lavoro, perché quando alleno non ho mai tempo per fare tutte le cose che vorrei. Sto andando a fare una cosa che ho sempre desiderato: sedermi con i miei colleghi coaches, confrontarmi con la persona che c'è dietro all'allenatore. Graditissimo ospite, oggi abbiamo coach Alessandro Magro da Castel Fiorentino. Oh, ciao Andrea. Ciao coach, carissimo. Sto benissimo. Adesso ancora meglio, dai. Anch'io, grazie. Come si sta a Brescia? A Brescia si sta molto molto bene. Io nasco a Castel Fiorentino, poi una grande parte della carriera, diciamo, della vita vissuta in un paesone che è Siena, e quindi spostato a Brescia per me era già una metropoli. Si vive molto bene, sono posti dove la qualità della vita è... Si mangia altissima. Bene, si beve bene. Io mi definisco un gastronauta, figurati come sto in questi posti. Cioè. Dove mi stai portando? Ti sto portando in una zona divina, divino, in Francia Corta. Ma nell'attesa scegli tra Šestola Vinović e Sean Storrock. Sean Storrock. Anche se è una scelta a bruciapelo. Dino Meneghin o Danilo Gallinari? Dino Meneghin. Storrock e Meneghin? Storrock, vado sempre per Storrock. Steph Curry o LeBron James? Da fan, quindi non da allenatore, ti dico, mi piace vedere giocare i Golden State Warriors e mi dà gusto vedere giocare Steph Curry. Riconosco che LeBron James è un giocatore dominante, completo, che riesce ancora all'età che ha ad essere impattante su tutti gli aspetti del gioco, quindi ti ho dato una risposta un po' democristiana. Sei troppo democristiano. Esatto. Eccoci arrivati. Tenuta La Montina. Ma che spettacolo. Mamma, in che posto che siamo, eh? Hai visto? Bravo, Ale. Allora, adesso io ti faccio una domanda che faccio a tutti i miei giocatori. Dura di più la delusione della sconfitta o la gioia di una vittoria? Purtroppo decisamente la delusione di una sconfitta. Ma a volte è una cosa che ti tira giù. È il motivo per il quale, al contrario, io dico, le vittorie, qualsiasi esse siano, vanno celebrate, perché non è scontato mai vincere. Non è mai facile e scontato vincere. Però deve essere una motivazione. Guarda, qua siamo tra queste botti piene di vino. Di solito un anno ci mettono il vino per renderlo più buono. Quanto ci mette coach Alessandro Magro a far giocare la sua squadra come un buon vino? Un po' ci vuole. Non sono un allenatore pronto uso, non sono un allenatore pronto subito. Let's go! Let's go! Let's go! Mi ci vuole qualche mese perché la squadra riesca a provare a capire come vorrei che giocassero insieme. Mesi, direi mesi. Have fun. Don't feel the fucking pressure. It's no pressure, guys. Enjoy the game. Enjoy to play and build together. Enjoy to struggle and suffer together. We prepared all the week. We know exactly which are their strengths and weaknesses. We know exactly what we want to do against their shooter. Feel the pleasure to do what we prepared. Enjoy to keep climbing. Enjoy to keep pushing together, starting from tonight. Let's go. Una giornata ti viene tolto il tuo smartphone. Hai solo quel vecchio telefono di questa grandezza con solo i tasti e puoi solo fare
delle telefonate se vuoi. Cosa succede nella tua giornata? Ti dico che non l'ho mai provato, ma credo che riusciremo a sopravvivere lo stesso. Un buon libro, un buon film, un buon bicchiere di vino, si può sopravvivere. La tua vittoria più bella? Forse banale, però la vittoria della Coppa Italia. Perché? La vittoria del... perché è facile rispondere così, però è la mia prima vittoria di valore che rimane nella storia, nel cemento da capo allenatore. I titoli sono titoli che non te li può levare nessuno. È vero. Sai cosa diceva il compianto Vialli? Chi vince festeggia, chi perde spiega. Cos'è stata per te? Cosa è stata? Ah, adesso sono lì? No, non fa parte di me. Non era adesso, visto, vi ho fatto vedere che. No, era il fatto di dire ci siamo fatti il mazzo e in una stagione più difficile di quella precedente, decisamente più difficile, dopo 7 sconfitte consecutive, nella sofferenza, con le unghie e con i denti, siamo riusciti a fare la cosa più bella in assoluto. Quindi c'è stata molta più soddisfazione che non un riscatto di qualche genere. Adesso però ti devo chiedere la sconfitta più che fa più male. Quella che ci ha cambiato la rotta contro Reggio Emilia, allenata da Attilio Caia. Perdiamo di 19, record 3-6 e la mia panchina scricchiola. Finestra FIBA, quindi momento di grandi riflessioni, di confronti. Ci sono tempi per riflettere. Assolutamente. La società mi ha rinnovato la fiducia, mi ha chiesto se mi serviva qualcosa in termini di mercato e io ho detto mi fido dei miei giocatori. Credo che quella sia stata anche una scelta molto importante poi per dare fiducia al gruppo che eravamo e da lì in poi, per qualità di lavoro e un pizzico di fortuna che non guasta mai, abbiamo fatto 14 vittorie consecutive. Con lo stesso gruppo, dopo quel momento lì, credo che sia stata una, sai, quelle sconfitte che ti temprano, no? Cerchi sempre il positivo anche il negativo. Io ti ho portato in un momento più doloroso e tu mi hai portato su 14 vittorie dopo. Alessandro, dimmi una cosa, come definiresti la tua carriera ad oggi? È una carriera che mi dà soddisfazione, che ha avuto il suo tempo. La sua affinazione? Decisamente. Comunque ci sono stati momenti difficili, momenti che dopo Siena non mi aspettavo, perché Siena mi aveva fatto vivere in un microcosmo che pensavo fosse la vita reale, ma non era così. E quindi dopo ci sono stati momenti che mi hanno fatto anche vacillare, dei momenti che mi hanno fatto anche pensare che forse questo non potesse essere il mio lavoro. Però in questo momento, con il tempo dovuto, penso di star raccogliendo i frutti dei sacrifici che ho fatto in questi anni. Venendo fuori da una realtà come Siena, ti ha dato qualcosa, ti ha dato un'impostazione, però era una realtà estremamente speciale, specifica. È stato anche un limite che hai dovuto superare quando sei uscito da lì, perché era tutto diverso, o invece sei riuscito a prendere solo il meglio? Io ho vissuto quel momento in un momento particolare della mia vita, dai 24 ai 32. E per me la vita, il modo di lavorare era quello, non avevo avuto altri. Le esperienze mi hanno fatto decisamente cambiare pelle più volte, lasciare la corazza, rimetterla. E adesso ovviamente mi prendo ora solo il meglio di quello che è stato là, cioè a prendere un metodo di lavoro. Noi per il lavoro che facciamo siamo
abituati a avere sempre qualcuno che definisce cos'è il successo per noi. Solo noi stessi possiamo definire cosa vuol dire successo per Andrea Trinchieri o Alessandro Magro. Cosa vuol dire successo per Alessandro Magro? La cosa che mi preme di più, che mi sta più a cuore, è che uno riesca a lasciare il segno del proprio passaggio, non necessariamente attraverso le vittorie o i trofei, troppo facile farlo se il tuo nome è associato alla vittoria della Coppa Italia, e non necessariamente nelle persone, ma nei giocatori. La mia più grande vittoria sarebbe se i giocatori, facendo un percorso, li possa far crescere, migliorare, e che loro te lo riconoscano, perché è quello che mi piace fare di più, guidare le persone a essere persone migliori, e loro di conseguenza aiutano me a essere una persona migliore. È ovvio che siamo pagati per vincere le partite, lo so benissimo, e devo provvedere al sostentamento della mia famiglia attraverso la vittoria delle partite. Però la cosa che veramente nel profondo mi sta più a cuore è far crescere i miei giocatori. Start really deep. We have just 13 seconds. If we advance the ball, we try to attack and draw fouls. Let's go! Il tuo successo è in ugual misura quanto loro riescono a esprimere il loro talento. Se loro riescono a esprimere il loro talento e a divertirsi e a fare quello che amano fare, è più facile che arrivino anche le vittorie. Io ho fatto un gioco, un'intelligenza artificiale, ho chiesto: definisci un buon allenatore. E sono rimasto abbastanza sorpreso, perché ci sono andati abbastanza vicini. Competenza. Deve conoscere la materia. Poi capacità di comunicare. Ti trovi d'accordo? Assolutamente sì. Tu cosa metteresti ancora? Ma è la capacità di guidare, non solo di comunicare. Quindi leadership, capacità di parlare, dettare una visione e convincere e portare gli altri in quella visione. All'inizio si parte che ognuno ha il suo perché, poi il perché deve diventare comune, ed è compito dell'allenatore dire in che direzione vogliamo andare. Manage the good and the bad moments, the good and the bad moments. Stop bleeding immediately, having your own huddle, having your own time out. Talk each other, communication, one of our main values. Okay, guys, help each other. We want to keep building together. We want to shine, guys. Humble and ambition. Let's go! Io credo che il nostro lavoro, al netto della competenza, sia nettamente molto più lavoro psicologico, quindi gestione delle risorse, l'idea di avere empatia. È per questo che alla famosa domanda qual è la differenza tra assistente e capallenatore, che quando fai l'assistente pensi solo alle X e alle O, pensi solo alla pallacanestro, è il lavoro più bello del mondo perché ti piace la pallacanestro, ami la pallacanestro, fai quello. Quando diventi capallenatore si apre il ventaglio e entra tutta questa parte che è di leadership e di empatia. Adesso dico io la differenza da capo allenatore e assistente. Che l'assistente dorme dopo la partita, il capo allenatore non dorme mai. Ed è giusto che dorma, perché hai bisogno il giorno dopo della sua energia, della sua freschezza mentale, che noi non sempre siamo capaci di rigenerarci in 8 ore. Quando valuti un giocatore, cosa guardi? E se è solo tecnico quello che guardi, o c'è qualcosa di un po', mi piacerebbe dire, metafisico, non lo è, però... L'atteggiamento guardo tantissimo, quindi come si relaziona all'allenatore, come reagisce a un fischio arbitrale, come reagisce a un errore di un compagno, come reagisce a un suo errore, come si relaziona ai compagni. E questo lo facevo già dai tempi in cui provavo a selezionare i giovani ragazzi da portare nell'accademia, no? Perché credo che sia una skills che è fondamentale, perché poi bisogna insegnare ai ragazzi a tirare, palleggiare, passare, ma poi sono le qualità umane che fanno fare il salto di qualità. A oggi, invece, nella costruzione di una squadra, capacità di tirare da 3 punti, capacità di creare dal palleggio e impatto fisico.
sono le tre cose principali che ricerco in un giocatore. C'è una cosa che non è negoziabile, che un giocatore non può fare? Sì, la cosa che non sopporto è la mancanza di rispetto. Vado fuori di testa quando i giocatori fanno le facce. ne sai qualcosa? Un pochettino. Sapere che ci saranno gli ambasciatori che leading by example, no? Che faranno capire agli altri come ci si comporta. Credo che questo sia fondamentale, costruire una cultura basata su valori. Guys, we are trying to find our way to let the thing works. We are trying to find our chemistry. We need to be aware that it's up to us every day. Cosa farà Alessandro Magro fra 10 anni? Spero l'allenatore, che possa diventare la miglior versione di me stesso. Non ho l'idea di dire voglio arrivare qua, voglio cercare di arrivare al massimo possibile. What's your speed? Speed! F52! Dopo, si prende posta. Voglio riuscire a dare il futuro migliore a mia moglie e a mia figlia e poco altro, veramente. Sono una persona... Ce n'è abbastanza da fare. No, lo so, certo. Però sono una persona che è cresciuta con poco e sa accontentarsi di poco. E adesso ti do lo scettro del potere. Puoi fare tu una domanda a me, quello che vuoi. Che consiglio daresti tu a un giovane allenatore adesso? Guarda, ti do una risposta molto diretta. Se vuoi provarci, non perdere mai la passione. Perché quando comincia a affievolirsi è un processo irreversibile e poi non vale più niente. Tu hai detto competenza, per me è il livello, è il badge per entrare nell'ufficio. Ok, questa è la competenza, devi sapere di cosa parli. I giocatori nei primi 20 minuti, i primi 20 minuti, il primo allenamento della stagione, non già capito chi sei, cosa puoi fare. Quindi lì, se arrivi non carrozzato, arrivederci e grazie. Sei un uomo morto che cammina. Poi dopo, secondo me, per salire entri al piano terra, per salire all'attico, e sono tanti piani, devi avere passione, perché troverai tante porte chiuse. E avere passione di aprirle o trovarne un'altra. Oggi definire il nostro successo è questo. Cioè, adesso tu devi mescere, perché questa è la chiusura del cerchio. Senti che buon rumore, che suono. Cheers. La tua. Alla nostra. Adesso ti faccio il domandone da bar. Si può giocare a basket senza pick and roll? Credo di no. Ho dato la stessa risposta. È stato un grande piacere. Grazie, piacere mio, davvero, di nuovo. This is the team we built. This is the team we trust on. We wanna keep pushing, guys, because we need everybody. Be consistent, enjoy your night, guys. Great job.